Ma guardi, gli atti ormai è una notizia circolata. È vero che c'è stata una telefonata da parte di una donna alla professoressa, una donna che si sarebbe spacciata per una direttrice di banca di San Giorgio, per rassicurare la professoressa di questa somma che non vale un segno. Ovviamente questa donna aveva dato un nome che la professoressa aveva verificato direttamente, in realtà non esiste, non c'è nessuna persona con quel nome in nessuna delle banche di San Giorgio. Circa la presenza di un uomo, in realtà su questo vorrei essere preciso, succede che alla professoressa Rosbock arrivano delle mail da parte di un tizio, il fantomatico capo di questo ragazzo, non so dirle di più, e il nome sembra quanto mai fittizio, e queste mail erano tese a rassicurare ancora una volta la professoressa che si lavorava su aiuto e così via. In realtà non sappiamo se dietro questo indirizzo fittizio si nascondesse effettivamente una persona o ci fosse magari dietro sempre lo stesso ragazzo, però circa invece la presenza di una donna che avrebbe collaborato, questo sì. Una donna ci sarebbe. Una telefonata era certamente con voce di donna, quindi certamente un'altra persona.